Sabbath Girl. La corte ha preso Hendrix. Devono essere vicini. Ci segnalano comportamenti sospetti. È proprio Hendrix. Servono agenti al centro di ricerche navali di Gotham. Deve essere vicino. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non crederesti mai a ciò che ho sentito all'hotel. Forse la corte voleva assicurarsi che non parlassi. Merda, allora esistono. Questo spiega le maschere. Senti, uno dei miei passava loro delle informazioni, ma sai una cosa? Credo che anche tu dovresti riceverle. Grazie, mi è davvero d'aiuto. La città sta andando a scatafascio. Campanile, Hendrix è sano e salvo.
Ho anche i dati che ci servivano. Eccellente. Ritorni al campanile per valutare la situazione. Ci siamo quasi, centrale. Devo muovermi. Ho caricato tutti i dati di Hendrix. Presto saranno pronti. Anche Bruce faceva la stessa faccia quando aveva problemi con un caso. Che stai pensando? Tutto è iniziato con Ra's al Ghul che attacca Batman, ma non capisco il collegamento. Tu non li hai mai affrontati. Ho ragione. Ra's era un fanatico. Ha creato la Lega delle Ombre secoli fa per sradicare la corruzione. La sua filosofia, chiamiamola così, è distruggere per poi ricostruire da zero. Ha spazzato via diverse città nel corso dei secoli. Ha messo gli occhi su Gotham. Poi Batman lo ha fermato, si è sorpreso. E ha designato Bruce suo erede. All'improvviso, anche se Bruce ha rifiutato. Ma così Ra's ha lasciato in pace Gotham? Beh, finché non è tornato e... Bruce... Per Talia Ra's si comportava in modo bizzarro quando è morto. Già, scommetto che c'è sicuramente dell'altro. Un momento. E se il nostro punto di partenza fosse prima? Batman è morto quando stava indagando sulla corte dei gufi. Dici che Ra's l'ha scoperto? Ma perché attaccare il suo erede? Ra's vuole due cose. Sradicare la corruzione e proteggere i pozzi di Lazzaro. Se la corte stava usando un estratto dei pozzi per creare artigli... Ra's esplode di rabbia e interviene. Tutto degenera. E sia lui che Bruce muoiono. E senza Batman a tenere a bada la corruzione a Gotham, la corte inizia a spiegare le ali. La Lega segue Ra's a Gotham e nessuno le impedisce di attaccare la corte. Gotham City diventa l'epicentro di una maledetta guerra. Senza Batman che la salvi. Immagino tocchi a noi. Già. Infatti. E sappiamo cosa dobbiamo fare. Dobbiamo scovare la corte e tenere la Lega lontana da Gotham. Mi manca tanto. Eccellente, i dati del signor Hendrix sono esattamente ciò che ci serve. Ho destinato un rifugio al signor Hendrix. L'altro era stato compromesso, ma lì non ci saranno problemi. Benissimo. Non deluderci.
la balconata sarà aperta e tutto d'accesso. Una suite? Hai fatto le cose in grande, campanile. Che non diventi un'abitudine. Non abbiamo più accesso alle carte di credito di Bruce. Cos'era? Ehi, una vigilante! Campanile, ci sono. Ora cerchiamo i gufi. Non ti distrarre. Trova un buon punto per origliare la sala da ballo. La sorveglianza non deve sapere che sei lì. Non farti notare. Ecco la sala da ballo. La festa sembra in pieno svolgimento. Bene. Campanile, ci sono. Ora cerchiamo i gufi. Bene, la festa è già iniziata. Trova un buon posto per origliare nella sala da ballo. Non farti vedere. Nessuno deve sapere che sei lì. Ecco la sala da ballo. La festa sembra in pieno svolgimento. Ho pagato per un 5 stelle, non per la puzza di intonaco. Guai in arrivo! Intrusa! E il piano è saltato. Campanile, ci sono. Ora cerchiamo i gufi. Trova un posto sicuro per origliare nella sala da ballo. Se la sicurezza ti vede, hai chiuso. Ecco la sala da ballo. La festa sembra in pieno svolgimento. Ho sentito che stasera vengono i White. Sarebbero stupidi a non farlo. Perché ci vuole tanto? La festa sarà già finita quando ci lasceranno entrare. Sei sempre così impaziente. Non mi interessano le tue storie. Allora, mia nonna avrà il cuore. Non mi interessa, mi avevi promesso un cuore. Ora devo partecipare al banchetto. Ma quando avrò finito, io e te faremo un bel giro. Qui non c'è nulla. C'è qualcuno? Scoperta! Bene. E il piano è...
deve essere l'ingresso. Altrimenti perché lo metterebbero qui? Ancora con quella sciocca teoria. Hai visto l'ascensore? Il piano 13 non esiste. Non badate a me. Questa sera faremo colpo sulla voce, ne sono sicuro. Campanile, ho disattivato i sistemi di sorveglianza. Ben fatto. Ricorda, quelle guardie sono membri della corte travestiti. Neutralizzale se puoi. Un'apertura. Perfetto. Campanile, sono fuori dalla sala. Sto entrando. Bel lavoro. Non ti avevo detto che era richiesto un abbigliamento formale? Questo è formale. Hai saputo dell'assistente di Langstrom? Meritava di andarsene, come Kirk. Non tutti sanno stare al loro posto. La voce ricorda. Non ho ancora trovato la voce. Sei stato alla scala est dell'hotel? Sbaglio, l'hanno chiusa. So che è infestata. L'ho sentito anch'io, strani rumori, quasi grida, e quei graffi sui muri. Tutto qui, quello che hanno fatto per il grande Bruce Wayne, è imbarazzante. Mia morte sarà spettacolare. Fuochi d'artificio, danze, sculture di ghiaccio. Ah, guarda qui! Anche da morto Wayne cerca di superarci. Concediamogli il tripudio finale. Dopo stasera non sarà più un problema. È vero. La sua morte dovrebbe essere una celebrazione. E questa cosa sarebbe? Ho qualche corrispondenza. Cadranno delle teste. Hai firmato il registro? Come potevo non farlo? Devo far colpo sugli altri. Hai visto i nomi che ci sono? Sì, senatori, giudici, CEO. C'è persino il sindaco. Bruce Wayne non c'è più. Già, speravo mi facesse da cavaliere quest'anno. Cosa? Non mi riceverà? Sono il sindaco, maledizione. Temo che la sua agenda non lo permetta. Dì a Kane che non mi farò tagliare fuori. Il mio ufficio esige rispetto. Certamente, sindaco, sai, lo farò presente. Thank you.
pari vanno bene, perfino benissimo. Chi avrebbe pensato che sarebbe servito questo a darci una svegliata? Dispiace interrompere, ma è ora. Ah, ma certo, continueremo più tardi. Ecco. Di Gotham, concedetemi la vostra attenzione. Con mio immenso piacere vi presento l'artefice di questa serata. È per forza la voce della corte, non prova nemmeno a nasconderlo. Grazie, caloroso benvenuto. Ma la serata non è per me. Siamo qui per ricordare uno dei migliori figli di Gotham, Bruce Wayne. Tutti vedevate la sua vita mondana. Io la sua beneficenza, un impavido difensore della nostra città. Oggi non c'è più, ma il suo contributo per la città di Gotham resterà nei decenni a venire. Questo è per te, Bruce, l'ultimo della cara famiglia Wayne. Ci hai aiutati in modi che non puoi immaginare. E noi, famiglie sopravvissute di Gotham, ci impegneremo per essere all'altezza della tua eredità. Voce della corte. Bene, stai addosso. Dobbiamo scoprire chi è. Signore, ai lavoratori serve più Dionysium per rispettare i tempi di produzione. Ne sono consapevole. È tutto pronto. Fagli sapere che mi aspetto che si raggiunga quota. Niente scuse. Grazie, signore. Thank you.
tutto? Con il permesso della corte. Eccellente. Ci rivediamo di sotto. Abbiamo trovato un tredicesimo piano nascosto sulla piantina dell'hotel. Forse la voce è lì. Meglio non rischiare di attivare l'allarme. Dovrebbe portarmi al tredicesimo piano. Campanile, vedo una delle porte della corte. Deve essere questa. Ricevuto. Massima attenzione. Finita la voce. Campanile, da qui dove posso andare? Campanile. Niente. Deve esserci un disturbatore. Dalle creature che potrebbero prenderlo alla sprovvista. Hanno inciso i discorsi della corte su vinile. Quando si dice analogico? Dicono che il gufo possa voltare la testa per intero. Si guarda le spalle dalle creature che potrebbero prenderlo alla sprovvista. Interessante. Sembra che la voce abbia organizzato un incontro. Che cosa guardavano?
quando si è scoperto che Langstrom lavorava segretamente per quegli scarafaggi, l'abbiamo eliminato. I nostri alleati... Merda, la corte ha davvero ucciso Langstrom. Se riesco a portare la registrazione a un giudice, basterà a condannarli. C'è ancora molto da pulire. Distruggete tutto. Fate sparire ogni traccia di Langstrom. Dobbiamo mandare un messaggio. Riconosco alcuni di questi nomi. Sono tutti morti o scomparsi. C'è anche Langstrom. Deve essere una lista di obiettivi da eliminare. Dell'architettura di Gotham. La corte avrà contribuito alla costruzione di tutti questi edifici. Scommetto che c'è un legame con le date sul muro. Forse i numeri sono gli anni in cui gli edifici sono stati costruiti o restaurati dalla corte. Riconoscerei la centrale ovunque. Municipio. Ma non è certo un animale da sottovalutare, si tratta pur sempre di un predatore, come noi. È il tribunale.
rappresentano i diversi tipi di apparati di potere in città. Non mi stupisce che interessino alla corte. Ma certo, dovevo immaginare che fossi tu. Sventurati topi che afferreremo per puro diletto, accettino questa semplice verità senza comprenderla. Noi siamo in controllo. Hanno inciso i discorsi della corte su vinile. Quando si dice l'uomo magico? Dove sei? Avvicino. Così ce l'hai fatta e senza nessun aiuto. Pensi che ti lasci distruggere Gotham senza battermi? Distruggere Gotham? No, noi cerchiamo di salvarla, di conservare la sua gloria. Adesso posso capire che hai il potenziale per fare lo stesso. Non sei il primo criminale mascherato a tentare di vendermela così. L'unica nascosta dietro a una maschera sei tu, Miss Gordon. Jacob. Kane. Come? Lo so. Proprio come sapevo che mio nipote Bruce manteneva l'ordine in pigiama corazzato. No, non l'ho detto a nessuno. Per lealtà a Martha. Viviamo tutti una doppia vita per proteggere la città dal caos. È solo che la nostra corte è più discreta. Non stai proteggendo questa città. Tu e la tua setta la state usando come un parco giochi personale. Sì, Batman direbbe lo stesso nella tua posizione. Perciò non ho detto a Bruce della corte. Abbiamo gli stessi fini. Gli stessi nemici. È folle che tu non serva noi. Al contrario di te, io non uccido nessuno. Tattiche diverse, devo ammetterlo. So che hai ucciso Langstrom e il suo assistente. E questa la chiami protezione? Chi ci tradisce soffre le conseguenze. Langstrom ha tradito la corte. Bruce combatteva per uno scopo superiore. Tu vuoi solo il potere. Non te lo avrebbe mai permesso. Non usare mio nipote contro di me. Piango la morte di Bruce. E voglio risposte, proprio come te. Non fare paragoni, Jacob. E va bene. Ho protetto Bruce, ma non proteggerò te. Se non ti unisci a noi, temo che dovrei unirti a Lance. Chiaro che ho problemi più pressanti. Levati dai piedi. Ciò che accadrà non ti piacerà.
Questo scontro è una farsa. Ricevuto, ho chiamato i soccorsi. Massacro! Behind me.
Montoya, sono Batgirl. Sai cos'è successo all'hotel, vero? Ero proprio là. Sì, allora mi sai dire chi diavolo erano quegli assassini? Era la Lega delle Ombre. Ti invierò tutto quello che abbiamo su di loro. L'assassinio di alcune personalità di grande spessore nell'Orchard Hotel è una delle pagine più tristi di Gotham. Ora spetterà ai veri eroi, le forze di polizia, farsi avanti per riportare l'ordine in questa città e riconquistarla. Wow, ma che strano! Il commissario Kane non corrisponde a nessuna voce raccolta. Ehi! Magari non è un membro della corte, ma potrebbe essere una complice. In fondo è la moglie di Jacob. Forse Catherine non è al corrente del segreto di suo marito. Conosco bene Jacob e non ho mai avuto il minimo sospetto. Quel bastardo ha fregato tutti. Persino Bruce. Le altre persone identificate al ballo. John Wycliffe, Isabella Haas, Maria Powers. Sono stati uccisi dalla Lega nell'hotel. Il colonnello Kane è l'unico membro sopravvissuto. E probabilmente anche la Cobblepot. Lei non è nell'elenco. E la corte è senz'altro più grande di Jacob Kane e Constance Cobblepot. L'onnipotente voce aveva ragione. Nessuno crederebbe che una filastrocca muova i fili di Gotham da così tanto. Ma la gente crederà che Jacob Kane ha architettato l'omicidio di Langstrom. E noi abbiamo tutte le prove. Dobbiamo mostrarle a Montoya. Forse basteranno per aprire un caso. Vedrò di includere la nostra lista dei membri, deceduti e non. Dobbiamo fare molta attenzione. Jacob starà solo aspettando una nostra mossa. Va detto a Talia. La corte e la Lega cercano di ammazzarsi a vicenda. Allora stiamo pronti per quando saremo in mezzo. Ci sono nuovi dati in bacheca.